Un enorme incendio divampato poco dopo le 21.30 di mercoledì ha devastato 25.000 tonnellate di rotoballe di fieno. Il fuoco è divampato nella zona tra Via La Coppa e Via Pantanelli, poco distante dalla zona industriale, su un terreno privato nel comune di Montelabate. Immediato l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno presidiato la zona per evitare che l'incendio si propagasse coinvolgendo le sterpaglie del terreno circostante. Sul posto anche carabinieri e polizia per allontanare i curiosi. Intervenuti anche gli operatori dell'Enel per controllare lo stato di alcuni tralicci dell'energia elettrica presenti in zona. Si registrano feriti o danni alle strutture vicine. L'episodio però ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali sono accorsi per osservare l'impressionante colonna di fumo e fiamme, visibile a diversi chilometri di distanza, che si innalzava nel cielo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, anche se al momento paiono di origine accidentale. Sono in corso le operazioni di smassamento e bonifica. Il lavoro per lo spegnimento proseguirà almeno per un paio di giorni.